Da non credere, una manifestazione sotto casa mia senza che fossi presente e con i miei figli e la mia famiglia increduli e spaventati. Siete degli squadristi, vergogna, la libertà non sapete nemmeno cosa sia. Vaccinarsi è un dovere civico e morale, come ha detto anche Mattarella. Con queste parole il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha denunciato ieri sera attraverso il proprio profilo Facebook quello che stava accadendo sotto la sua casa di Corso 11 settembre con decine di persone urlanti radunatesi sotto il proprio bancone. Persone aderenti alla manifestazione No Green Pass tenutasi ieri sera alla Palla di Pomodoro con slogan Cori e Cortei confluiti poi per le vie del centro fino ad arrivare sotto l'abitazione del primo cittadino. Manifestanti diversi rispetto a quelli che sabato pomeriggio si erano riuniti in Piazza del Popolo per analoghe rimostranze avverse al Green Pass. Questa volta l'eco mediatica si è amplificata in diretta TV nazionale, visto che l'episodio è avvenuto pochi minuti prima che Ricci, che si trovava a Torino, fosse in procinto di collegarsi con il programma di Rete 4 Zona Bianca. È successo che fino a qualche minuto fa ho avuto un gruppo, un corteo, ovviamente non autorizzato, che è arrivato sotto casa mia, per mezz'ora ha urlato, inveito e suonato il campanello, spaventando i miei figli e la mia famiglia, un corteo guidato da quello che mi dicono da uno dei capi del movimento Io Apro. Una cosa inaudita, credo che ci siano anche grandi responsabilità delle forze dell'ordine, perché non esiste che le manifestazioni arrivino sotto casa dei sindaci e che si suoni il campanello della casa dei sindaci senza che nessuno dica nulla, e dà l'idea che idea di libertà hanno. Sono degli squadristi, altro che libertà, sono degli squadristi irresponsabili che non hanno alcun senso delle istituzioni, e con questo gesto che è capitato a me lo hanno dimostrato, credo, a tutti gli italiani. Una cosa incredibile. Cosa giustifica, cosa può aver innescato questa manifestazione addirittura mirata sotto casa sua? Assolutamente inaudito. Sono d'accordo. Sicuramente io sono stato tra quei sindaci che da novembre dell'anno scorso dice che vaccinarsi è un dovere, esattamente le parole del presidente Mattarella, e sono tra i sindaci che ha accolto favorevolmente l'introduzione del Green Pass, perché penso che noi dobbiamo incentivare ulteriormente la vaccinazione, garantire sicurezza sanitaria e garantire ripresa economica, perché essere contro il Green Pass oggi significa essere per le chiusure. Siccome noi vogliamo aprire e far crescere l'economia oltre che tutelare la salute, mi sono esposto pubblicamente come centinaia di altri sindaci a favore del Green Pass. Tanti gli attestati di solidarietà al sindaco, compresa la sua opposizione in consiglio comunale. Quei consiglieri di centrodestra, di Lega, prima c'è Pesaro, Fratelli d'Italia e Forza Italia, che attraverso un comunicato si sono augurati di non rivedere più una scena simile. Ricci questa mattina è nuovamente intervenuto con un video su Facebook anticipando di essere passato alle vie legali. Volevo intanto ringraziare tutti coloro che hanno espresso solidarietà in queste ore, da parte mia e della mia famiglia. Volevo anche dirvi però che ho dato mandato all'avvocato per denunciare tutti. È inammissibile che vengano a manifestare sotto casa del sindaco, violando la libertà personale della mia famiglia, spaventando i miei figli, ed è la dimostrazione di che idea di libertà hanno. In verità sono degli squadristi e sono anche dei vigliacchi, perché io a casa non c'ero. Dall'altra, non sarà difficile individuare i responsabili, perché i social sono pieni di foto, di video, addirittura il capo del movimento Io Apro ha fatto una diretta Instagram davanti al portone di casa mia, ed anche per questo ho deciso di scrivere al ministro Lamorgese, perché è stata del tutto inadeguata la gestione dell'ordine pubblico. Com'è possibile che sia stato permesso un corteo fino a sotto casa del sindaco? Com'è possibile che per quasi 40 minuti siano stati a suonare il campanello, ad urlare sotto casa della mia famiglia senza che nessuno sia intervenuto? È una cosa inaudita ed è la dimostrazione che i sindaci sono esposti in prima linea su tutto. Lo abbiamo detto tante volte in questi giorni. Noi chiediamo semplicemente serenità per noi, ma almeno per le nostre famiglie. E quello che è successo a me può succedere a tanti sindaci, quindi spero che il ministro Lamorgese prenda i provvedimenti necessari. Se poi volevano intimidirmi, hanno ottenuto l'effetto contrario, perché come ha detto il presidente Mattarella, vaccinarsi è un dovere, il Green Pass è uno strumento utile per incentivare la vaccinazione, per garantire sicurezza sanitaria e per garantire ripresa economica, perché noi non vogliamo più richiudere, vogliamo andare avanti con la stagione turistica e far sì che ci sia una crescita duratura nel nostro paese e nella nostra città.